Ah, fabbrica dei giocattoli. Di nuovo sto Caspita! cagnolino. Ce l'hai fatta ad arrivare alla fabbrica di giocattoli di Kinderhead! Boiadi! Tu come ci sei arrivato? Veramente? Sono stato catturato da uno dei giocattoli robot che mi ha chiuso in gabbia e trascinato fino qui. Ma come? E come sei fuggito? Per fortuna sono magro. E sono riuscito ad infilarmi nel foro di ventilazione. Ma va cagare. E adesso dove andiamo? Devi superare gli spaventosi macchinari della fabbrica, salvare i tuoi ultimi fratellini e raggiungere il settore centrale della fabbrica, dove dovrai affrontare Crudelia un'ultima volta. Meno male. Una passeggiata. Allora, già il fatto che... Ciao. Già il fatto che ha detto che sono gli ultimi fratellini mi lascia molto più... più tranquillo. E poi Crudelia un'ultima volta. Deh, siamo arrivati alla fine anche di Test Choc. Quindi, dobbiamo già pensare al prossimo. Bella domanda. Sai che... c'ho una mezza idea su una robina, ma... Devo mentalizzare se farla o meno. Perché è un altro gioco della PS1. Aia. Ma non ci ho pensato fino... ad adesso, sincero. Non ci avevo pensato fino ad ora. Però non mi dispiacerebbe avere... il gameplay del gioco sul canale, sai? Ci ho appena ragionato. No. Ok, calmi. Ecco qua. Ci ho appena ragionato che non mi dispiacerebbe avere il gameplay, ma non voglio farvi spoiler. Vi posso forse solo dire che è un altro gioco Disney. Vi dico solo quello. Qualcuno mi ha detto Monsters & Co. Sì, quello lo voglio portare. Non dopo di questo, dipende un attimo. Ma i pinguini. Non dopo di questo, perché quello ce l'ho già in programma. Monsters & Co. E questo sì, è uno spoiler. Però devo decidere di quello come gestire gli episodi, sinceramente. Devo un attimo decidere se metterli in un determinato modo, se farli in un determinato modo, perché non so chi si ricorda il gioco di Monsters & Co., ma è diviso in livelli, e i livelli sono divisi in più sezioni, cioè quel livello lo dovrei fare almeno una seconda volta per, diciamo, completarlo al 100%. E quindi questo mi un attimo blocca sul... ecco, mi blocca sul pensiero di come realizzarlo. Molti però mi hanno chiesto di fare la versione PS1, che è meglio della PS2. Ma io ci ho giocato quello della PS2 e quello della PS2 è fatto benissimo, e quindi non capisco se sia vero. Quel brutto coso non mi piace affatto. Duh. Che cos'è? È una sorta di pressa impiegata per fornire metallo alla linea d'assemblaggio dei giocattoli robot. A me sembra parecchio pericolosa, fanfulla. Hai consigli per non fare la fine di una lattina riciclata? Ogni pressa ha il suo percorso e i suoi tempi. Sono certo che se ne osservi il movimento per qualche istante... beh, non è difficile. ...riuscirai a passare senza danni. Intesi. Ottimo consiglio. Capisco che gioco bimbi e tutto il resto, però... una roba del genere c'è dei tempi di Crash Bandicoot 1, Ecco qua, grazie. Non è sta gran complessità. Non so perché pensavo per un attimo che questi si rompessero. Fammi solo vedere. Ok, per un attimo mi chiedevo se era solo il movimento o se effettivamente c'era modo di... però a quanto pare no. Dall'altro lato non mi sembra ci sia nulla, quindi proseguirei e basta. Allora, prima di andare avanti vediamo se di sotto c'è qualcosa. Che anche qui è sicuramente sopra. Sicuramente questa è tipo zona da annusare, sicuro. Però come al solito non so mai se farla subito o no, la cosa dell'annusata, perché molto spesso mi fa procedere per il livello, poi una volta che hai trovato il grosso di tutti gli ossi in giro ti fa tornare indietro. E infatti guarda, mi sta riportando indietro per proseguire sulla mappa. Ne sai cosa? Vediamo come va e basta. E parlando invece dell'altra volta che ho detto
che non so dove potrebbe essere gli ultimi due cagnolini mancanti. Secondo me, visto che dobbiamo affrontare Crudelia un'ultima volta, essendo che mi mancano due cani, potrebbe essere che... perché qui non c'è il counter di quanti sono, per dire. Però, dicevo, potrebbe essere che gli ultimi cani li troviamo nella battaglia con Crudelia. Non è detto, però non è neanche da escludere. Non c'è nulla qua e non c'è nulla neanche dall'altro lato. Neanche di sopra, perché mi ha fatto fare un volo molto alto. Esatto. Tipo, fammi salire. Che tempismo del cazzo. Oh. E ok, uno è andato. Oh, fammi risalire. E anche l'altro è andato. Ok, abbiamo scatole per la Cina. Scatole con scritto Toys. Tanti buchi dove infilarci. Ovviamente devo seguire il naso per trovare la via dove proseguire. Allora, iniziamo a prendere tutti gli ossi che vediamo e vediamo se c'è in giro qualche scatola con fratelli annessi. Tipo, qua c'è qualcosa? Perché se proseguo di qua mi sa tanto che proseguiamo. Mente, esatto, se proseguiamo da questa parte, qualcosa la troviamo. Quanta luce c'è qui! Oh, Madonna, la luce! Siamo a 2 su 6, quindi da questo lato mi sa che abbiamo fatto tutto, giusto? Sì, perfetto. E allora proseguiamo da questa parte. Eccoci qua. Lì mi sembra di aver visto una vita. Oh. Dai. Oh. Ok, ci siamo. No, era solo un osso. E magari c'è anche dall'altro lato. Oh. Hanno un tempo del cavolo sti cosi per salirci sopra. Ecco fatto, grazie. Dunque, facciamo un salvataggio che non si sa mai. Ah, questo è il contrario. Cacchio. Tac, tac, tac. Ecco fatto, facile. Ho sentito rumori elettrici. Questo, ok, meglio muoversi allora. Ecco qua, ciao. Cerca di saltare sulla scatola per prendere l'ascensore per il piano superiore. Va bene. Benissimo. Va bene. Fatto. Che viaggio che si è fatto. Ma perché non ti muovi? Ma dai, è rimasta ferma. Ecco fatto. Niente ossi? Ah, ecco. Qui c'è qualcosa? No. Eccoci qua, allora. Aia. E questi sono stati molto veloci, Grazie. Dall'altro lato. Ah, ecco, vedi. E qua. Qua devi essere rapido. Furbi, Ok. È stato. Ti torna a casa! Boiade! No, non andare lì, ti schiacciano! Comunque, questa è stata un filo complessa. Con una rotolata furtiva ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Ok, ciao di nuovo. Questo è il posto più pazzesco che abbia mai visto, Fanfulla. Che cavolo è? Siamo all'interno della camera elettromagnetica sperimentale del professor Colbotto. Aha. I cubi che vedi galleggiano su onde elettromagnetiche. E sti cazzi. Possono esserci utili? Sì. Ognuno di questi interruttori attiva un diverso set di magneti che consentono di modificare l'assetto dei cubi. Aha. Puoi saltare sui cubi quando hanno assunto la nuova posizione. Ma devi fare presto, perché i magneti rimangono attivi solo per pochi secondi. Ma perché a me sembra una discoteca tutto ciò? Allora, calmi un attimo. Facciamo...
Ok, dicevo, facciamo un attimo le cose con un attimo di calma. È troppo forte. Evviva. Cerchiamo prima tutti gli oggetti e tutti i vari cuccioli. Aia. Passa però. Che cacchio. Vedo. Dove cacchio sono? Eccoci qua, a posto. Allora, calmi un attimo. Iniziamo da questo. Uiii, sì, buongiorno. Questa scena mi ricorda molto il GameCube. E via, si vola. Si vola! Il problema è che non so... E a cosa mi serve essere venuto qua sopra? Aspetta. No, sincero, cosa mi serve quello blu? Non capisco. Allora, lì vedo... una vita. Ah, non mi serve quando... Cioè, in questo caso non mi è servito quando erano... Ok. Non mi è servito quando erano insieme, ma quando si muovevano la prima volta. Ah, vediamo verde. Sì, che in pratica sta zona qui serve solo per farti, diciamo, fare completismo, ma... Eccoci qua. Calmo. Ecco fatto. E con questo anche gli ultimi ossi sono andato, dai. Vedi a non arrendersi, cosa succede? Ottieni tutte le ossa che ti servono. Comunque, in realtà, siamo a 70 ossi e a 4 fratelli, che è l'unica cosa delle due che mi interessa. Qui non c'è nulla. Qui si prosegue, sì, perfetto. Prima però fammi fare il giro per bene. Prima però fammi fare un giro per bene. Ecco fatto. Allora, ogni piccolo ascensore ha un osso che si muove. Noi ci fermiamo qui. Ecco qui. E aspettiamo. Il problema è vederli. Aspettiamo che arrivino. Appena vedi il primo, vai sul secondo. Ecco fatto, presi tutti gli ossi. Poi c'era un'altra zona ascensori, eccola qui. Eccoci sopra. Stessa roba di prima, prendiamo tutto quello che c'è sopra, compreso fratellino o sorellina. Ah, che bello sgranchirsi le zampe. Boh, non lo so. Non voglio asserire il tuo sesso. Allora, aspetta. Uno e due sono andati. Me ne manca uno. Mi manca l'ultimo. No! Sto dicendo, eccoci. Quindi uno, due, tre. Preso. Ok, ci mancano 16 ossa. Che spero siano tutte qua sopra. E ci manca solo un fratello sorella. Che vista così non mi sembra di vedere nulla. Grazie dell'osso. Prosegui. Vediamo cosa fanno i bottoni. Niente? No, ok, aspetta. Calmo. Calmo. Perché scivoli? Ah, ok, muovono gli ingranaggi. Dobbiamo andare da ingranaggio a ingranaggio in pratica. Calmo. Altro osso. Ecco qua. 13 ossa. 12 ossa, dai, forse ce la facciamo. Tac. E poi ci sarà o un altro ingranaggio. Ma come fai a essere già lì tu? Ma com'è possibile? Ok, no, siamo già a fine livello e mi manca un cucciolo. Bene, cucciolo. Sei giunto quasi alla fine del livello. Meno male. La fine è ormai vicina. Preparati e in bocca al lupo.
Grazie dell'aiuto, fanfulla. Ma va, va. Allora, calmi. Tac. Pedana alzata. Però, oh, fermo. Ho visto, ho intravisto. Intravisto dov'era? Eccoti là. Ah, volevi fregarmi, eh? Volevi fregarmi. Cara. Lezzo proprio. Sgocciola, penzola proprio. Quindi, 91, 92, 93. Fratello, sorella. Ecco qua. Se acchiappo quella crudelia. Mannaggia, gli faccio il culo. Quindi, abbiamo tutti quanti cuccioli. Oh, meno male. Dobbiamo prendere le ultime ossa. A questo giro, vabbè, ce ne mancano 5. Non vuoi non prendere gli ultimi ossi nascosti? Sai che in realtà, anche se non li prendiamo... Amen. Cioè, ormai siamo a fine gioco. Ho completato quello che dovevo fare. Sono contento con me stesso. Andiamo alla battaglia finale. Tanto adesso sicuro c'è almeno un altro ossicino. No? Strano. Mi aspettavo uno o altri due ossa. Andiamo.